Parliamo della partita adesso con Davide Delmati, del coach di Busnago. Allora Davide, bene, molto bene nei primi due set, nel terzo Forlì vi ha fatto soffrire. Sì, nei primi due set, specialmente battuta e muro difesa, abbiamo giocato benissimo, non regalando quasi niente, abbiamo comandato. Il terzo abbiamo fatto l'errore di scendere un po' al loro ritmo, lui ha fatto qualche cambio, chi è entrato ha fatto anche bene, ci ha messo un po' in difficoltà e... insomma è stato pericoloso, molto pericoloso, cerchiamo di allungare la partita, ecco. Però aver vinto anche il terzo set quando le condizioni sotto di tre nel momento decisivo ha dimostrato carattere della tua squadra. Sicuramente, perché comunque sia, anche in un momento che poi non sta neanche giocando bene, a parte l'essere sotto, vincere qualche scambio difficile, anche fortunosamente, perché ci sta anche quello una pallavolo, e vincere con 3-0 è molto importante adesso. Fa ben sperare, perché vuol dire che mentalmente siamo positivi, ecco. Questa è la sesta partita che andate sempre a punti, la quinta vittoria. Avete perso solo con la capoclassifica e peraltro al tie break. Che indicazioni hai da tutto questo periodo decisamente positivo? Ma credo che il fatto di lavorare in palestra tanto, di avere delle persone serie in palestra, ci ha pagato di più di quello che ancora pensavamo. Abbiamo anche conquistato, credo, la Coppa Italia, cioè l'accesso alla Coppa Italia, che per noi non era negli obiettivi, e penso sia una cosa da prendere come una grossa soddisfazione per la società, per le ragazze, per noi, un primo premio a questo primo metà anno di lavoro, che sono 4 mesi, quindi siamo a metà anno, ecco. Questo accesso alla Coppa Italia magari non era preventivato, per te il tuo staff crea qualche problema giocare un po' più di partite o molte più partite o no? Sicuramente a gennaio giocare ogni 3 giorni non è semplice, perché ci crede, può creare dei sovraccarichi fisici, però se la si prende come comunque una cosa da affrontare, anche come un premio, questo non che bisogna andare a non giocare, a non vincere, però penso che tutti ce la possiamo comunque godere come una grossa soddisfazione, quindi penso di no. L'ultima domanda ovvia, dopo tutte queste vittorie, adesso siete nei playoff. Sì, beh, ma noi ci interessa quanti punti abbiamo dalla terz'ultima, spero siano più di settimana scorsa, non so com'è finita, quindi prima ci possiamo salvare, meglio è per tutti, insomma.